Nonostante la differenza di classifica, oggi il Cologna ha risposto bene in campo. Beh, direi proprio di sì, oggi è stata assolutamente, penso a livello di spirito, di squadra, di impegno, di cattiveria agonistica, in assoluto la migliore partita che abbiamo interpretato in questa stagione, ma non perché avevamo, non solo perché avevamo la prima in classifica davanti, ma perché abbiamo avuto l'approccio giusto alla partita, abbiamo trovato subito gol, ma soprattutto vorrei ricordare che abbiamo giocato per più di un'ora in inferiorità numerica. Contro una signora squadra che finora ha lasciato punti solo da pochissime parti, penso, e la classifica la dice tutta. Insomma, penso sia motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Sono contentissimo davvero per i ragazzi che oggi hanno assolutamente dato tutto quello che avevano e meritano soprattutto loro questo risultato di prestigio che probabilmente a parità numerica potevamo anche sperare in qualcosa di più. È stata una partita movimentata quella di oggi. Eh sì, si vede, è stata movimentata, sembrava più che una partita di normale amministrazione, sembrava la finale di Coppa dei Campioni, molto molto combattuta, è stata una partita agonisticamente molto accesa, ma non ho capito perché tutto questo accanimento contro di noi. Sinceramente, certo, siamo la prima in classifica, è giusto che ogni squadra ci affronti, però c'è stata un pochettino di cattiveria anche sulle entrate. Comunque devo fare i complimenti al Cavoloni che ha disputato una buona partita impegnandosi fino allo spasimo. L'unica cosa che sono rimasto rammaricato è quel nascondere i palloni, quello è antisportivo, non è giusto. Uno può anche vincere o perdere, però prendere in giro non è una cosa bella.